Con grande ritorno, Parenzi, te lo devi ficcare in quella capoccia, sono un genio italo-abruzzese, sì. Mettitelo in testa. Il genio del bagno alla turca, senza dubbio, il genio del bagno alla turca. Certo, vedrai, e sentirai delle belle, testa di sei, donna. Sei un bagno alla turca, sei un bagno alla turca, bagno alla turca. Modo hai una tua funzione. Ma scusa un attimo, se questo qua fa... Sai perché è fastidioso, a differenza di un bagno normale, dico solo questo, il bagno alla turca è ancora più fastidioso, no? Fastidiosissimo. Perché è fastidioso? Perché ti obbliga a stare, visto che a te piacciono tutti questi dettagli, ti obbliga. Che non stai in una determinata posizione. Ma perché stai paragonando Alberico Lemme a un bagno alla turca? Scusa. Perché è la prima cosa che mi viene in mente. Cioè, per, no, se tu fai un gioco, associazioni di idee. Ma questo aiuta un sacco di gente a dimagrire, a perdere peso. Tu mi hai chiesto cosa mi. Sai quel giochino lì? Ti viene in mente? Sono vero benefattore, caro Parenzi, quello che non sei tu. Benefattore, adesso non esageriamo, cioè, non è che lo fai a gratis questo mestiere, caro Lemme. Ma lo faccio a poco prezzo, in base ai servizi che do, ai risultati che do, faccio veramente qualcosa di eccezionale, allora, pochissimo prezzo. Ci devi raccontare che cosa è successo con la signora Iva Zanicchi. Perché la signora Iva Zanicchi l'ho incrociata ieri sera e mi ha detto, alla fine vado da Lemme, sono incontrata da Del Debbio, e mi ha detto, vado da Lemme, quanto l'hai fatta dimagrire fino adesso la signora Zanicchi? Ha dichiarato l'altra sera porta a porta che non so, 12 giorni 7,5 kg, ad oggi ha perso 9 kg in 14 giorni mangiando a sazietà, è una grande donna la Iva. Scusa, però lei ha detto che un po' sgara rispetto a quello, cioè la pasta la mattina non la mangia. Cioè No, l'ho messa in riga veramente, perché la pasta la faccio mangiare, ma mangia pasta, fragole con limone, fragole da panna, le zucchine, mangia di tutto, perché veramente si è messa di buona lena. Lo so, 9 kg ha perso, 9 kg, gli hai fatto perdere 9 kg subito, così. In 14 giorni è in perfetta salute. Allora, io dico una cosa, sì, caro Davide, lo sai che voglio fare? Voglio sottopormi per un mese alla dieta Lemme. Ma tu non hai bisogno? No, non ho bisogno, però, siccome qualche cosa anch'io devo un po', no? Devo rimodellare anch'io, mi voglio sottoporre nei prossimi giorni, fino alla fine della trasmissione, a un mese di dieta Lemme. Ma non andare da sto mendicante, vai da uno serio. Voglio fare da cavia. Ma uno per si mette con quelle giacche lì. Sarà un successo, avrai un ventre piatto, un'intelligenza che già sei intelligente, sarai super intelligente. Parenzo, lo atterrerai subito, che ogni parola non capirà nulla. Ma che grazie talento. Ma scusa, l'intelligenza però che cazzo c'entra? Alberia eccetera. È un totale idiota. Possiamo fare un mese serio, un mese di cavia? Mi sottopongo alla dieta Lemme per un mese. Voglio vedere in un mese questo che risultati che mette si gli possono spaghetti ottenere. Dentro al pane. Questo è un idiota che mette gli spaghetti. Sai, per esempio, uno ti fa prendere una pagnotta di pane, te la fa svuotare e ti fa mettere dentro gli spaghetti. Ma sul serio? Ah, sei un idiota patentato, dai. Sul serio, Alberia. Vedrai che menù da succulente che ti darò. Mangerai a satietà senza calcolare calorie, ma usando tutto l'olio che vuoi, mangia a sazietà e perdi dai 7 ai 10 kg in un mese. Tu perderai circa 6 kg sul ventre, avrai un ventre piattissimo. Benissimo, faremo subito questo esperimento, inizieremo la settimana prossima. Ti voglio dire una cosa, tu che cosa faresti con questi immigrati che stanno lì al largo delle coste italiane? Ma che ne sa, lui di dieta, li rispederei indietro, sono degli invasori, la dobbiamo smettere di importare i poveri. Già l'Italia si è impoverita, conviene importare i poveri, cosa ci dobbiamo fare con i poveri? Ma Giordano ha fatto la dieta Lemme per caso? Perché dice le stesse cose di Lemme. Io ho l'impressione che chi faccia la dieta Lemme poi dice ste stronzate. Ho questa impressione che Giordano effettivamente è molto molto magro. Sì. E no, secondo me ha fatto la dieta Lemme. No, non ho fatto la dieta Lemme. Sì, però Lemme. Posso dirti una cosa, tu allora questi immigrati qui, no, perché è importante che cosa pensa anche la gente comune che è lontana dalla politica. Ecco, la gente comune, bravo, no, ma la gente comune che non si interessa quotidianamente dalla politica. Lemme interpreta l'italiano, l'arci italiano, che non vuole come che questi dici giustamente Gottardo, dieta poverissima di fosforo. Quella di Lemme, giusto, bravo Gottardo. Scusami, è quello là che pesa 110 kg, Alberì, quello che parla, quello che viene avvocato. Che c'entra? Dieta poverissima di fosforo, allora, c'ha ragione. Che cosa fare con questo qua, con questi signori ti diventa qua? Il cervello come una arachide, mi dici. Non bisogna andare a prendere, perché noi è talmente demenziale che li andiamo a prendere, è veramente paradossale questi. Dobbiamo lasciarli dove sono, aiutarli se è possibile, dove sono, se non è possibile non li aiutiamo nemmeno, perché non ci interessa l'italiano aiutare gli altri. Che pensassero a noi, chi ci ha aiutato in questi 50, 100 anni, 200 anni? Non ci ha aiutato nessuno, noi abbiamo sempre lavorato, qui sono anche stati noi, abbiamo sempre lavorato. Cioè, lasciamoli lì, ma non possono. Tu dici, comunque non li facciamo mai attraccare in Italia, mai. Ma assolutamente no. Porti chiusi, aeroporti chiusi, cielo chiuso, tutto chiuso. Per anche il cervello chiuso.
Scusami, è un'invasione, ma perché ci dobbiamo farci invadere queste persone che andiamo a prelevare? È un'invasione autodidatta. E questi delle ONG, questi delle ONG come li consideri? Dei delinquenti? Dei grandi trafficanti che ci stanno mangiando veramente alla grande su queste persone. Povere persone, perché loro lo usano veramente come merce di scambio. Ha capito, Davide? Cioè, questa è l'opinione del... Un coglione. Dai, no, non c'è tanti giri. Perché no? Non ci sarebbe... Ma non puoi definirlo un coglione. Bisogna. Ma perché? Perché dice delle cose che pensa la maggior parte della gente. Perché cioè, è l'opinione comune. Gli amici che, che ascoltano la Zanzara. Questi signori migrati. Gli amici che ascoltano la Zanzara. Invito a vedere come questo signore si camuffa quando va a ospite della signora D'Urso. No, mi vado in giro anche così, anche se viene oggi in studio da me, sono vestito come vado alla D'Urso, perché quello è il mio stile, un lo stile cafone. Io non lo chiamerei stile quello, non lo chiamerei. Scusami, stile. Che ne pensi del calcio femminile, delle signore in gonnella che entusiasmano tutta l'Italia, tranne me? Stendiamo un velo pietoso, è la brutta copia del calcio maschile, non ha senso che la donna vuole scimmiottare il maschio. Io apprezzo le donne se fanno ginnastica ritmica, sono insuperabili, ginnastica artistica sono insuperabili, cioè quegli sport, pattinaggio artistico, sono sport insuperabili che sono bravissimi, ma il calcio lasciamo fare ai maschi, facciamo una prova subito. Facciamo scontrare la nazionale maschile e la nazionale femminile, finirà 50-0. Quindi che senso ha? Solo per quelle persone che hanno voglia di vedere tette e culi possono vedere il calcio femminile, ma per il resto lasciamo perdere, no? Perché tu dici che le persone che questo grande successo anche televisivo che hanno le donne nel calcio è perché la gente viene, si mette là a guardare arrapata per guardare un po' di tette e un po' di culo. Sono dei depravanti. Ma che stupido che è, mamma mia, ma guarda la gente, ma guarda che veramente è un'interpretazione, di una volgarità, ma è un'interpretazione, è una persona sgradevole. Ma scusa, ma se pensa che il calcio femminile non valga nulla, e se pensa che la gente si mette in televisione a guardare tette e culi, mamma mia, cioè tu quando guardi il calcio femminile, se mai l'hai guardato per un secondo, che cosa noti soprattutto? Molto inefficienza fisica, è la brutta copia proprio del calcio maschile, non c'è forza, non c'è creatività nel gioco, ripetono le stesse cose alla brutta copia del calcio maschile. Ti fa schifo, diciamo, insomma, ti fa schifo questo calcio femminile, dai. No. Cioè, speri che vedere su, va bene che giocassero a calcio. Allora, vabbè, piace giocare con le palle che giocassero a calcio, insomma. In che senso, scusa? È una tragedia umana, Lem. Ah, tu nel senso se li piace questo giochino di parole, scusa. Non ce la fai a venirmi dietro. No, ma che dietro, ma neanche davanti, ma lo pensa parte. Per davvero, lo io pensa se ti per vedo bilancio le noccioline proprio come al circo, le noccioline. Scusa, ti che faresti con questa rom che Salvini mi ha detto l'avvocato Trucco, ma chi è questo coglione, vedi? Bravo. Ma che c'è? Bravo. Scusa, con questa rom che ha fatto 11 figli, che non va in galera. Questa rom che ha 25 anni sul gruppone che va a derubare anche le persone invalide, che cosa faresti tu? Salvini ha detto che dovrebbe essere messa in condizione di non fare figli. Tu hai una dieta per non fare figli? È una castrazione chimica. Gli otturiamo le ovaie a finire la storia. Cioè, e tu poi dici, la mettiamo in carcere. E i figli li diamo ai servizi sociali, che vengono educati da buoni ragazzi italiani che non anche rubano, i tuoi figli bisogna dare ai servizi sociali, perché sai, ma non ho capito, avere un padre dunque così tu la sterilizzeresti, è imbarazzante, questa qua. Imbarazzante. Sì, gli chiuderei proprio tutto, le ovaie, come si permette, dai. Ma quella pensa così, lei, ma perché dici qualcosa? Quello pensa così? Ma non puoi trattarlo come uno normale, ma perché dici quello lo pensa così? Dici delle cose abominevoli. Ma scusate, uno che ha 25 anni ha fatto 11 figli, cosa 33 facciamo? Anni, 33 ne ha fatti anni. Già tante di danni, no? 33 anni, ha messo al mondo 11 figli, insomma, non cambia molto. Cioè questo signore che sta parlando è lo stesso che pur avendo due figlie femmine, se non ricordo male. No, maschio e una femmina. Un maschio e una femmina? Sì. Ha detto alla femmina: sì, avrei sì. preferito tu fossi maschio. Cioè, la persona che in questo momento in diretta radiofonica è questo personaggio qua. Ma che è cosa lui, stiamo parlando? È lui, è sincero. È ma sincero. Non è che siccome è lui, è come se tu dicessi a Priebke: ma è Priebke, è Priebke, è Priebke. La femmina? La donna ha un cervello emotivo, quindi si lascia guidare dall'emotività. Ma io fossi sua figlia, ma io l'avrei capito? Disconosciuta se fossi sua figlia. L'avrei disconosciuta. Allora, fermo lì, torniamo fra qualche. Due minuti con la conclusione di Lemme. Chiedo scusa, un momento. Chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Combattenti di terra, di mare, dell'aria. Scusa direttore, ma tu il 25 aprile l'hai mai festeggiato? No, non te ne frega un cazzo. Mai, perché non mi interessa. Ma c'è una cosa che ti interessa, una? Sì, la figa.
ehi, di quello che dite non ci frega un cazzo. E a me non me ne frega niente. Se mi fate una domanda e poi io quando rispondo non vi va bene. No, 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 non ti inquietare, se no ti mando dalla professoressa. Basta, signori, buonasera, arrivederci. No, Vittorio, no. A fare in culo tutti quanti, ma per l'amor di Dio, ma di quello che dite non ci frega un cazzo. Famo un po' come ci pare. Bevo una di troppo, poi divento un altro. Di cose serie non riesco a parlare. Ma c'è una cosa che ti interessa, una? Sì, la figa. Comunque volevo ringraziare Cruciani perché grazie a lui ho scoperto di avere il testicolo in ascensore. Infatti mi chiedevo tutte le volte che sto a farmi le seghe, tipo per solo ora 20 minuti a farmi le seghe, mi sale il testicolo in pancia e ce lo devo risistemare a mano. Dicevo, cazzo, sarà normale. Vabbè, a parte che se divento sterile tanto meglio, se almeno hai la vita di fare dei figlioli, però insomma. Bella Crucia. Allora, il problema del testicolo ascensore è che innanzitutto i dottori non sanno che cos'è, è un disastro, soprattutto se lo prendi da adulto. Io per prendere un cocomero sono rimasto piegato per terra e mi hanno portato di corsa a pronto soccorso, mi volevano operare di appendice, invece il testicolo mi era arrivato vicino all'ombelico. Con tutte le lastre, le cose, non ci hanno capito niente. Quelli mi volevano levare un appendice e pure il testicolo. Matti proprio. E niente, comunque io non mi sono operato perché ho figli e niente, mi faccio un bel bidet di acqua calda e risolvo il problema. E la mano aiuta, sì, manipolazione, tanta manipolazione. Allora, caro David, ti segnalo che c'è una petizione online per chiedere la cancellazione del signor Feltri, la cacciata del signor Feltri, Vittorio Feltri. Sì, sto parlando di Vittorio in passato, Feltri. Fu sospeso in passato, no, fu sospeso, per la radiazione di Feltri. No, ma in passato fu sospeso, se non no, ricordo sì, male. No, sì, per varie cose, sì. La radiazione dell'ordine dei giornalisti. Per cosa? Cioè, oltre per quella cosa che ha detto su Camilleri. Cioè, ti rendi certo conto? Per sì, quella cosa che ha detto su Camilleri, che ha detto certo, che certo, in fin dei conti, ma l'ha detto proprio come conclusione di un articolo che non era negativo, ha detto sì, semplicemente se morisse l'unica cosa positiva della morte di Camilleri sì, potrebbe essere la... Dove si firma? Andiamo no, al sodo, dove si firma? No, 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 dico, no, andiamo no, al sodo. Dai, potrebbe dove, essere dove... il fatto che quel terrone di Montalbano non ci rompe più i coglioni, questo ha dove detto. Dove si firma? Dai, non dire cazzate, David, è una cosa assurda. Dove si 40, firma? 40.000 persone fino adesso, oggi alle 20.03 ci sono 40.000 persone che chiedono la cacciata di Feltri dai giornalisti. Cioè, ti rendi conto? Lui può continuare a scrivere, però fare il direttore di un giornale è un'altra cosa. Nessuno ma, dai, gli vieta, ma chi cazzo lo decide? Non ho capito. Ma chi cazzo lo decide se uno può fare il direttore beh, o no? C'è una 40... carta che regola la ma nostra diciamo professione cazzate, e quindi dai, uno andrebbe ogni ma non tanto ho capito, uno rispettata. Non può dire, non può dire che si rompe i coglioni a vedere Montalbano in televisione? Beh, ha detto dai, esattamente su, questo. Ha detto come... come paradosso, ha detto l'unica cosa positiva, ha detto quello è stato un grande scrittore, l'unica ma cosa guarda, positiva. L'elenco dai, delle feltrate è lungo, ci sono i terroni, ci sono i frocci, ci sono i negri. Diciamo che l'elenco dai, è su, talmente ragazzi, ma nutrito. Dovete, ma che cos'è? Ma che cos'è un plotone d'esecuzione? No, no, attento, ma nessuno che dice che non deve scrivere. Dai, no, ma nessuno dice che non deve scrivere, magari tu con fa chi parte... stai, Lemme, con chi stai tu? Da che parte stai? Sto dalla parte di Feltri, perché la libertà è la prima cosa che noi dobbiamo avere. Questo libertà di l'idea, pensiero, ognuno può esprimere questo quello che vuole, la solo, dovete smettere di esatto, chiuderci bravo, la bocca, bravo, di chiuderci la bocca. Io, no, scusami, io per c'è un non li chiamo negri, li chiamo diversamente colorati, sì, ma è una tecnologia diversa, è chiaro? Quindi guarda, nessuno mi sta chiudendo la bocca, scrive cioè, il contrario, scrive, l'ha detto, è un grande Feltri.
poi vi dico che anch'io sono giornalista, che fate? Mi vengo espulso anch'io? Sono giornalista, è pubblicista, sarà un pubblicista, non professionista. Ma qual è il problema? L'altro regista, sì, sì, pubblicista. Vabbè, ma qual è il problema? Non ho capito che fai discriminazione. Che cazzo professionista, come sono persone come me, Cruciani, che hanno fatto un esame. Ma la dovete smettere di fare i moralisti per una frase scritta. Va benissimo anche pubblicista, non è quello il tema. Il tema è che un signore come Feltri. Ma mica per quest'ultima cosa di Camilleri non può fare il direttore di un giorno, perché non glielo dici in faccia? Non ho capito. Ma l'altra volta glielo ho detto, se non ti ricordi male. Sì, ma io non glielo ho detto, se ti ricordi, abbiamo anche litigato su questa cosa qui della sua passata sospensione. Scusami, io voglio capire una cosa. Ma nessuno abbiamo bisogno. Tu come perché li chiami diversamente colorati? Spiegami, Alberi. Perché negri è offensivo. Allora è offensivo. Non li voglio offendere, ma sono diversamente colorati. Scusatemi. Nel tuo caso, se io ti chiamo, come dici, come direbbe Funari, come avrebbe detto Funari, nel caso di Lemme, se io lo chiamassi semplicemente stupidino, è limitativo. Bisogna chiamarlo stronzo Lemme. Cioè, bisogna dare, bisogna dare il nome alle cose, capito? Ascoltami. Se tu pensi che io sono stronzo, lo devi gridare al mondo, perché è vero, perché lo pensi dubbio. Tu, ma è solo un tuo pensiero, non è la realtà. Guarda, hai capito qual è la differenza? È abbastanza confermato, caro, è abbastanza confermato, te lo posso garantire. Te lo tu posso invece garantire. Sei semplicemente uno sciocchino, pensa un po' come siamo messi. Vedi, appunto, chiamare per te stronzo significa elevarti. Lemme è uno tu mi dici facciamo questo gioco associazioni di idee, no? Tu dici Lemme, io penso allo scopettino, che è quello che pulisce il bagno, è presente quello che serve per pulire lo scivolo, cioè, facciamo questo gioco di associazioni di idee. Secondo me è un genio, secondo me Lemme è un genio assoluto. Parenti, ma è utile di un genio. No, ma stai attento, lo scopettino per pulire il bagno è utilissimo. Non mi torna una cosa, Lemme, tu veramente pensi di poter guarire il diabete prima o poi? No, 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 ascolta, ti torno e lo dico apertamente, per quanto riguarda il diabete 2, quindi diabete 2. Alimentare, col mio metodo si guarisce. No, vabbè, questo non lo puoi dire, dai, questo non lo puoi dire. Dice il farmacista. Non lo puoi dire, dai, su. Ho persone che sono guarite, ma ho capito, solo, senza fare nulla, senza fare niente, soltanto mangiare il cibo. Ma capito, non puoi dire che si guarisce dal diabete 2, una forma di diabete. Tanta gente ci potrebbe credere, potrebbe non guarirsi più nel modo... Tutto quello che vengono a me guariscono. Ma tu mi stai dicendo che il metodo tradizionale con le medicine, eccetera, quello che prendono i diabetici non va bene? No, no, va benissimo, però loro lo curano il diabete, non lo guariscono, è diverso. Ma tu lo guarisci, lo fai scomparire. Esatto. Vabbè, è pure diabete il cancro, è pure il cancro, pure il no, cancro, cancro, no, cancro non la provoca, cancro no, diabete 2 sì, e ipertensione sì, e anche la bulimia si guarisce, perché la bulimia non è un problema psicologico, ma è la stronzaggine invece è più difficile, la stronzaggine guarire da quella è più ma se difficile. Lui pensa, ma tu... no, è difficile poterti guarire, ma se lui, scusami, ma se Lemme pensa per esempio che quelli che vengono qui sono dei traditori, già questa frase che tu hai detto, lui pensa che questi qua che sono su quella, lui pensa che questi qua che sono per esempio sulla nave là, sono dei traditori, dei nemici della patria, pensa che sono delle persone, gli immigrati, quelli che sono lì, lui pensa che siano dei traditori, ma lo potrà pensare liberamente o no? Cioè, per esempio, di Saviano, tu cosa pensi, Lemme, di Saviano? Di Saviano, cosa vuoi pensare? È fuori proprio dal mondo, lui non ha capito a che parte sta, non si rende conto, capito va contro se stesso, va contro gli italiani, va contro se stesso, contro la cultura, ha rovinato mezzo Italia. Quello addirittura, Saviano, perché ha rovinato mezzo Italia? Perché dai, lasciamo perdere, perché è meglio che non parli. E non parliamo allora, che ti devo dire? Non parliamo. Ciao Alberi, ciao. Mi raccomando, la settimana prossima iniziamo, un test su di me. Mi raccomando, se lo devi fare seriamente, che dovrei dimostrare all'Italia che si con la dieta Lemme si dimagrisce alla grande mangiando, ma stando soprattutto in salute, vedrai. Ciao. Aumenterà anche la tua capacità elaborativa. Ciao, speriamo, ciao.